un po' festeggiarci, no? 20 anni che abbiamo fatto il Lega Ambiente. E la nostra presenza a Calegrate come Lega Ambiente l'abbiamo fatta il 3-4 settembre di 20 anni fa, dentro a quello che si faceva allora e che oggi ormai non c'è più, che era la mostra mercato. Quella era la nostra presenza, abbiamo continuato per un po' di anni, diciamo, possiamo dire anche bene, no? Nonostante tutte le polemiche che sono avvenute fra le varie amministrazioni. Alberto Rossi della Federazione Nazionale dei Verdi, sono consigliere comunale di Aussona, pista civica, volevo, e poi sono anche responsabile di comunicazione per la Lombardia di Verdi Ambiente Società. Associazione ambientalista, abbiamo la rivista nazionale che ci occupiamo di fare degli aggiornamenti per il professore dell'università. Senza entrare nel merito di questo argomento, volevo senz'altro fare gli auguri di buon compleanno perché 20 anni è un traguardo importante. Non voglio difendere io Fuso che non è il mio compito, però mi viene da dire anche che siamo in pochi come ambientalisti e soprattutto mi viene un pensiero ad Alexander Langer, lui parlava sempre di San Cristoforo, perché veramente quando incominciamo a parlare di ambiente, di ecologia, partiamo portando un bambino e quando arriviamo a metà del fiume anche il bastone tende a piegarsi. Questo per dire che è importantissimo parlare di ambiente, un ringraziamento per l'impegno ventennale che va avanti. E senza entrare nell'ambito di questa questione dei trasporti, infrastrutture che è molto complessa e ringrazio i relatori per averci comunque approfondito, dato degli elementi di riflessione, sono qua più che altro anche per ringraziare il sindaco di Calegrate che è intervenuto tra Casolezzo e Busto Garolfo al presidio in difesa del Parco del Roccolo, perché dobbiamo anche capire quello che sta succedendo nel nostro territorio. Quindi vedo una sala gremita, il mio invito è verso metà ottobre dovremo ritirarci sulle maniche per difendere il Parco del Roccolo. C'è l'ente Città Metropolitana di Milano e sinceramente vorremmo capire di che morte dobbiamo morire, perché nessuno ne parla. L'altro giorno il Corriere della Sera apriva con il fatto che manca la manutenzione dell'idroscalo di Milano, però anche i nostri PLIS sono praticamente delle intenzioni, non esistono. Quindi il mio ringraziamento per essere qua in questo venerdì sera, che è un venerdì sera, ci sono un sacco di feste in giro. Siamo qua, stiamo parlando di ambiente e inviterei a non concentrarci in una guerra tra poveri, perché voglio ricordare che il presidente di Regione Lombardia è uscito il 10 agosto, quando la gente se ne va al mare, chiedendo 315 chilometri di autostrade in più. Quindi penso che stiamo attenti a non fare il loro gioco, a non litigare tra noi, perché noi siamo la parte pulita, sana, siamo la coscienza della società. Il mio ringraziamento e gli auguri di buon lavoro a tutti. Tutti nelle condizioni di poter capire di che cosa stiamo parlando, perché la Gallarate Milano si chiama, non è soltanto una tratta, ma fa parte di una rete ferroviaria e dunque bisognerebbe cercare di valutare l'esigenza o meno di questo potenziamento ferroviario dentro un contesto di rete, cioè che cosa vogliamo noi dalle ferrovie e soprattutto da un intervento di sviluppo del trasporto pubblico collettivo, e che cosa invece stanno facendo le ferrovie, perché sarà una considerazione che farò più avanti sulla fattispecie di questa tratta qua, però insomma le ferrovie ne hanno combinate come Bertoldo in Francia su questa progettazione qua, hanno fatto degli errori madornali, hanno dimostrato paradossalmente che non ci tengono a quest'opera qua. Se arriva qualcuno, bussa alla porta e gli dice fatemi un valico tra Milano e Genova, ce n'è già due, con 2-4 binari, fatemi il terzo valico per collegare un porto che si chiama Genova, che continua a ridurre la sua produzione
la sua movimentazione di container, per cui non c'è nessuna giustificazione per fare questo terzo valico qui. Voi andate a aprire il libro del CIPE, che è il soggettino che alla fine decide se mettere o non mettere i soldi. Mica qualcuno ha pensato alla Milano della RAT, hanno pensato al terzo valico. Non solo, qualcun altro ha detto, beh, bisogna anche aggiungere qualche centinaia di milioni anche per l'estensione dell'alta velocità da Brescia a Verona. Allora, cerchiamo di affrontare la cosa. Io vi ho preparato, pensavo che quando mi hanno detto che c'era tutto per portare la chiavetta si fosse anche il computer, però fa niente, io avevo sostanzialmente una slide che vi ho fatto senza pennarello, perché nella biblioteca non c'era neanche un pennarello, però non c'è problema, non c'è neanche il pennarello, ma forse l'ho fatto un po', l'abbiamo attaccato un po'. Non sono arrivati i fondi da Roma. No, sono, i fondi arrivano purtroppo e sono spesi molto male. Comunque, guardate, lo sviluppo della domanda di trasporto in Italia cresce soprattutto sulle brevi distanze, cioè l'influenza, la voglia, la necessità, l'idea di evitare una strada congestionata, eccetera, spinge più di quanto faccia la capacità della domanda di attrarre l'offerta, e cioè la gente spontaneamente cerca il treno, cerca l'autobus, cerca la pista ciclabile, cerca il carpooling, cerca un'auto in condivisa, cerca un car sharing, cerca, cioè c'è una voglia di muoversi, come peraltro succede in quasi tutto il nord Europa, sempre di più con dei mezzi di trasporto che sono nettamente più sostenibili dell'automobile. In questo contesto qui le ferrovie dello Stato hanno preso, come dire, in particolare un segmento della domanda di usare il treno, e quel segmento lì si chiama alta velocità. E infatti qua dietro c'è scritto che su 100.000 chilometri treno che faceva l'alta velocità al giorno nel 2009, siamo passati nel 2013 a 130.000 chilometri treno. Va bene? Mentre il trasporto dei treni regionali è passato da circa 540.000 chilometri treno al giorno, è andato un attimo nel 2010 a 540.000 e poi rimane sempre all'incirca sui 530.000 chilometri treno. Questi 530.000 chilometri treni servono per muovere ogni giorno 3 milioni circa di persone che vanno a scuola o soprattutto al lavoro. Quei 130.000 chilometri treno lì servono per muovere quasi 100.000 passeggeri al giorno. Su 1.000 chilometri di rete di alta velocità si muovono 100.000 persone, su 16.000 chilometri di rete si muovono 3 milioni di persone. Cosa ha fatto in questi anni le ferrovie dello Stato? Hanno puntato, lo si vede, hanno puntato sull'alta velocità. Nel frattempo, quella cosa lì che non vedete con su scritto universale, intercity, treni notte, sono stati praticamente cancellati completamente i treni intercity, i treni notte, il cosiddetto traffico universale. Universale perché la tariffa applicata lì sopra non ripaga assolutamente i costi. Le merci, siamo qua, non vi ho scritto i dati, però le merci hanno avuto un crollo incredibile. Siamo passati da una produzione di 116.000 km treno al giorno a una produzione
di 100-108 mila chilometri all'ora. Siamo il paese europeo dopo la Grecia che trasporta meno merci in treno, attorno al 6% della mobilità che avviene, delle merci che avviene sul treno. Quindi cominciamo a considerare questo aspetto qua, cioè dove vogliamo arrivare col trasporto ferroviario? Qual è la, se c'è una strategia, non tanto che deve avere il circolo di Cane Grande, ma se c'è un'idea, una strategia che deve avere Legambiente. E la prima cosa che dice Legambiente è che l'alta velocità è un segmento che adesso è già finito. È finito perché in Francia è stato abbandonato, è finito perché in Germania hanno cominciato e hanno smesso subito. Doveva neanche cominciare in Italia, perché in Italia ogni 50 km c'è una città. E se tu fai l'alta velocità da Milano a Bologna e salti Lodi, salti Codogno, salti Piacenza, salti Parma, salti Reggio Emilia, salti Modena, hai fatto una bella tratta ad alta velocità che si è resa abbastanza comoda nella tratta Milano-Bologna, ma hai penalizzato tutti gli altri. Tant'è vero che le proteste più grosse dei pendolari vengono fuori proprio dopo l'arrivo dell'alta velocità, in particolare la prima tratta, che non era neanche alta velocità ma era direttissima, Firenze-Roma, il massacro è avvenuto lì, perché Arezzo, Chiusi Chianciano, Orte, Orvieto, quelle città appunto che ti dicevo che ci sono 50 km sono rimaste appese a niente. Quindi questa strategia dell'alta velocità sta mostrando la corda, ma non ha mostrato la corda solo sotto il profilo commerciale, perché l'alta velocità nasce per battere l'aereo e per collegare grandi poli sulle lunghe distanze. Noi la lunga distanza da Roma, Napoli, a Milano, Torino l'abbiamo in qualche modo inventata, ma tra Napoli e Torino abbiamo visto, abbiamo tutta una serie di città intermedie che stanno soffrendo. L'esempio ancora più eclatante di tutti è la Milano-Torino. Mentre almeno da Milano a Bologna c'era una certa domanda, o da Milano a Firenze, da Milano a Roma c'è una certa domanda, che a un certo punto ha prodotto anche il dimezzamento del traffico sulla linea aerea Milano-Roma, sulla Milano-Torino tutto questo non esiste. Sulla Milano-Torino, la Milano-Torino veloce, che cosa ha comportato? Ha comportato che stanno soffrendo Magenta, Novara, Vercelli, Santiago, Chivasso. I treni della Milano-Torino sono 26 treni al giorno per una linea ad alta velocità che ne può portare 300, e quei 26 treni al giorno lì, salvo quelli al mattino che vanno verso Torino e che vanno verso Milano e viceversa quelli della sera, sono praticamente vuoti. Italo, i suoi treni ad alta velocità che facevano Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino, dopo un anno li ha tolti dalla Milano-Torino. I treni ad alta velocità, quindi fatti per camminare a 280-290 km/h, li ha tolti da lì e li ha mandati a Brescia sulla linea normale per camminare a 120 km/h se va bene fino a Verona, e da Verona fino a Bologna a 180, cioè usato del materiale rotabile, perché lì c'era più domanda di traffico che non sulla linea ad alta velocità. Ve lo fa, vi dico questo non per farvi o per fare una lezioncina, ma perché un investimento, qualsiasi esso sia, in questo caso pubblico, deve avere anche una ragione per essere fatto. Questo vale non solo per gli interventi che non ci piacciono, ma anche per gli interventi che ci piacciono.
qua la discussione che abbiamo fatto con tutti gli amici in più di un'occasione dei vostri circoli, la discussione era: ma serve o non serve quadruplicare un'asta come la Milano-Gallarate? Questo è il punto. È qua che dobbiamo porci il problema. Perché se un progetto serve e c'è qualcuno che subisce da questo progetto qua dei malefici, personalmente, come ambiente, come collettività, uno ha anche una ragione per dire no, guardate, mi serve per questo motivo. Ma se un progetto non serve, diventa difficile giustificarlo. Punto primo, con le esigenze del territorio, punto secondo, con la spesa pubblica. Qua abbiamo un paradosso, cioè che sono stati fatti degli investimenti che non servivano niente e spesso e volentieri non sono stati fatti, ma non è il caso della Gallarate Milano, altri investimenti ferroviari che servivano. Ve ne dico uno su tutti. Ormai da 30 anni in tutta Europa è affermata e conclamata una necessità. Le linee ferroviarie nuove servono attorno ai nodi urbani, grandi e metropolitani. Cioè, se devo fare un investimento lo faccio attorno a Bologna, attorno a Firenze, attorno a Milano, attorno a Torino. Perché? Perché il traffico si concentra soprattutto lì. Non solo si concentra tutto lì, ma in Italia, se si vuole sviluppare il trasporto ferroviario, è lì che bisogna intervenire. Qualche tempo fa si diceva, ci abbiamo ancora dei margini, perché la capacità dei due binari, spesso e volentieri, e delle tecnologie non ha ancora, come dire, portato a pieno lo sfruttamento delle linee esistenti. Adesso siamo davanti alla saturazione. Cioè sulla Milano-Gallarate, per esempio, non è più possibile farci stare un treno in più, come saprete meglio di me, soprattutto gli amici di Legambiente di qua e dei comitati, sanno benissimo che si oppongono alla realizzazione del quarto binario, sanno benissimo che siamo sui 200 treni al giorno e che dannatamente sono 200 treni che hanno delle caratteristiche diverse. Ci sono gli interregionali, i treni merci e qualche intercity o qualche freccia che va a Domodossola. Tre caratteristiche diverse. L'intercity o l'espresso, come si chiama adesso, che ha bisogno di non fermarsi da nessuna parte. Il treno merci, che se lo fermi il semaforo rosso, se è carico di tonnellate prima di ripartire ci impiega mezz'ora, e intanto il treno locale sta dietro. E il treno locale, vecchio spesso e volentieri quando non è un TAV, tutte le fermate che si ferma ci impiega tanto tempo a fermarsi e tanto tempo a ripartire. Quindi lo spazio fisico di quella rete, anche se in teoria potrebbe portare 300 treni se andassero 300 all'ora, in realtà buona è, e con ritardo, che ne gestisce 200. Non solo, ma una delle ferrovie di cui faccio lievito il racconto della tragedia, uno dei motivi per cui il traffico merci, che voi sapete meglio di me, piove soprattutto da Luino e da Domodossola e dalla linea che viene giù a Novara, che si chiamava quella linea semplice binaria che si chiama Pelagra, perché era a bassissimo livello tecnologico, eccetera. Comunque, da quelle tre linee lì piove il trasporto merci, c'è la domanda forte di trasporto merci. Quei treni lì, una volta arrivati al Busto Arsizio, e poi quando cominciano ad arrivare a Legnano, per penetrare a Milano penetrano a 10 km orari di Villa Città Media. In queste condizioni nessuno raggiunge Milano Tristamento, nessuno raggiunge Treviglio, nessuno vuole arrivare a Piacenza, e si dice no, guardate, io non solo a 10 km di ambiente,
fanno un traforo ferroviario sul Gottardo. Lo fanno con dei meccanismi di spesa innovativa, non a fondo perduto di spesa dello Stato, ma lo fanno applicando l'IVA, una percentuale di IVA nei prodotti venduti in Svizzera, lo fanno applicando una tassa al trasporto pesante che attraversa la Svizzera, lo fanno mettendo un'accisa sulla benzina, cioè puntando su tre cose che sono di grandissimo interesse per noi, perché si cerca di penalizzare il trasporto su camion, facendogli pagare il pedaggio, eccetera, eccetera. Fatto sta che il Brenner, il Gottardo, che doveva aprire, e soprattutto, lo dice la parola stessa, passare da Como, non passa da Como, perché nel frattempo in Italia non abbiamo fatto niente. Da Como a Monza ci sono due binari che sono gestiti peggio dei due binari che vanno a Gallarate. Non so se mi spiego. Dice il comitato, ma io che cosa c'entro? Niente, sicuramente. Però questa è la realtà. Lì, da Como, e per fortuna che è venuta la galleria del Monte Olimpino, che bypassa Chiasso, per i treni che non interessano Chiasso, in particolare quelli merci. Però la realtà è quella che la strozzatura di Milano, soprattutto per il trasporto delle merci, avviene a Como. E adesso però il Gottardo è aperto. E l'unica possibilità di far aumentare il trasporto merci da Amburgo, da Rotterdam, per il nord Italia, è la via Luino. È talmente l'unica che in Italia se ne erano strafregati, come sapete tutto, penso di raccontarvi delle cose note, al punto tale che gli svizzeri, siccome sapevano che non passavano da Como, hanno detto qua non mi rimane che Luino, a Luino metto 140 milioni di euro, la Svizzera, su una rete italiana per potenziare il segnalamento, il distanziamento, i circuiti di binario, il peso assiale, ampliare le sagome per poter arrivare con dei moduli da 750 metri, con una sagoma da 4 metri e arrivare in Italia. Se vuoi arrivare a Milano devi passare da Gallarate. Se vuoi passare con trasporto merci a Milano devi passare da Gallarate o da Busto, non lo so da dove volete voi. Allora, io ho sulla Gallarate Milano i treni che soffrono per i pendolari. Con un dato però, che nei rari tentativi che ha fatto Legambiente, soprattutto della Lombardia, per capire qual è la domanda potenziale di trasporto passeggeri, abbiamo scoperto due cose. Intanto che 750.000 persone, che pendolari giornalieri, che viaggiano sui 1.800 km di rete della Lombardia, in una città come Monaco, che è all'incirca come Milano, Monaco di Baviera, va bene, e nel suo solo Interland, quindi non nella Baviera ma nell'Interland, girano 1.800.000 imbecilli sul treno. Non so se mi sono spiegato. Il doppio di quanti girano in Lombardia. Il doppio! E all'incirca siamo con una stazione Monaco che ha 10, 11, 12 binari che arrivano un po' come in centrale. Quindi c'è un gap, c'è una differenza di offerta che fa paura. Ma per aumentare l'offerta, salvo che qualcuno di noi faccia miracoli, l'unica chance che abbiamo è il potenziamento della rete. Questo è tutto. Sulla Milano-Brescia, che adesso è in discussione per l'alta velocità, siamo contrarissimi all'alta velocità, ma siamo invece per il potenziamento, quindi il quadruplicamento della linea. Perché? Perché da Milano a Treviglio, dove non è stata fatta l'alta velocità,
Oggi, grazie a quel quadruplicamento lì, intanto c'è un servizio sul passante da Treviglio a Portello che è un servizio robusto. Poi c'è un servizio che entra in cintura a Lambrate e a Milano Centrale, che anche quello è molto robusto. Insomma, abbiamo su quei quattro binari lì, che per fortuna non li abbiamo fatti ad alta velocità, abbiamo 360 treni al giorno. Cioè, appena arrivata la linea veloce, subito i treni, la domanda esplosa. E quindi da Milano andavi a Treviglio, da Milano andavi a Bergamo, da Milano andavi a Rovato, a Brescia, a Treviglio, a Cremona, e c'era un discreto servizio ferroviario. Questo è il punto. E se adesso da Treviglio a Brescia mi fanno l'alta velocità a 300 km all'ora, di fatto mi rendono quei due binari che mi restano nella stessa situazione della Gallarate Milano. Questo è il punto. Allora, considerando questi aspetti qua, e considerando che le ferrovie, io ho parlato con Italferro, non ne hanno nessuna voglia di fare, quindi il comitato stia tranquillo, non c'è nessuno che ha voglia di fare niente, e se c'è una lira da spendere è meglio buttarla via in un'opera che non serve a niente. Qua quello che fermiamo noi è che l'opera abbiamo una qualche ragione di pensare che potrebbe servire, uno. Due, che comunque, siccome abbiamo le pezze a sedere come spesa pubblica, perché nel frattempo, a proposito, e poi chiudo, dei 750.000 pendolari trasportati in Lombardia con la fusione di Ferrovie Nord con Trenitalia, e cioè con la realizzazione di Trenord, sapete cosa è successo negli ultimi 10, negli ultimi 6-7 anni, perché i primi 2-3 anni, ve lo ricordate, erano di fidanzamento? È successo che da quando c'è stata la fusione ferroviaria, la spesa di gestione dei servizi è cresciuta il triplo di quanto si è cresciuta l'utenza. La domanda che si porrebbe qualcuno che ha a cuore lo sviluppo del trasporto pubblico è: ma che rapporto c'è tra la crescita del numero dei pendolari e i soldi spesi? Quindi per un'azienda come le Ferrovie dello Stato, e in particolare come Trenord, avete sentito che cosa servivano i soldi con il Presidente, avete visto nel 2012 cosa è successo a gennaio quando è andata in tilt, vi ricordate l'estate scorsa con i treni che esplodevano del caldo e dei guasti, eccetera eccetera. Avete qui, abbiamo un paio di amici che conosco di qualche comitato pendolari, ci sono più comitati pendolari che pendolari in tutta Italia, quindi c'è ancora un forte, diciamo così, limite di gestione di questo sistema qui. In questo limite di gestione qua, gli investimenti che andrebbero fatti con una certa logica. Mentre invece qui la logica non ce l'abbiamo, non ci abbiamo davanti un interlocutore che ha una logica, che ha delle priorità, che ha degli obiettivi. Se non voi oggi non avreste aperto la rassegna stampa e avreste visto che le Ferrovie dello Stato hanno vinto la gara per la gestione delle ferrovie della Grecia. Non so se mi spiego. Quando è stato fatto il bando di gara, i primi che hanno corso, un paio di paesi del nord Europa, tra cui l'Austria, che è molto intenzionata a muoversi così, ad un certo punto ha detto, scrivendo al governo greco: se volete che noi gestiamo le ferrovie greche, dovete pagarci voi, non noi pagare un canone per la GE, come invece fa lo Stato italiano, per gestire le ferrovie greche. Quindi, con questo modo di spendere i soldi, che è tipico delle grandi aziende pubbliche italiane, purtroppo, mentre le utility dei trasporti pubbliche, non parlo delle private, del nord Europa, tedesche in particolare, ma anche francesi, eccetera, in Inghilterra le pubbliche non ce n'è, sono a dei livelli di efficienza nettamente più elevati.
fanno le gare all'estero per gestire i treni, come fa l'ATM per esempio, in questo caso le metropolitane, vincono le gare a Copenaghen e a Copenaghen, con i soldi dei contributi pubblici del Comune di Milano, pagano e indennizzano i disagi che provocano ogni anno alla popolazione di Copenaghen nella gestione. Ve lo dico perché, diceva prima Fu, a proposito, dovete sapere con chi abbiamo a che fare, dovete sapere come si spendono i soldi, dovete sapere perché per un ambientalista è difficilissimo riuscire a realizzare quanto invece è stato possibile realizzare con degli interlocutori moderni, dinamici, aperti, trasparenti, con delle aziende del nord Europa che hanno davanti un'idea di mobilità integrata. Noi purtroppo ancora dobbiamo costruire questo riferimento istituzionale a livello nazionale e questo riferimento aziendale a livello locale e a livello nazionale. In questo contesto qua c'è Legambiente che dice noi vorremmo il potenziamento, sapendo però che Legambiente, questo Fuso non ve l'ha detto, ma ve lo dico io, se ci fosse qualcuno che dimostra che è inutile quella roba lì, se ci fosse qualcuno che dimostra, numeri alla mano, che è inutile quella roba lì, cioè che i vantaggi sono inferiori agli svantaggi, e considerandone gli svantaggi ci sono i costi ambientali, i costi di compensazione, i costi di questo, i costi di quell'altro, gli effetti del rumore, eccetera, eccetera, noi alziamo la mano e diciamo basta. Non so come dire, però sappiate che siamo nel paese dove si decide di fare la pedemontana stradale, si decide di dire di sì a tutti, a tutte le compensazioni possibili e immaginabili, si inizia l'opera e si scopre a un terzo dell'opera che non ci sono i soldi per fare l'opera e si promette a tutti i comuni di dare delle compensazioni che oggi i comuni non hanno ancora visto. Quindi abbiamo dei player, dei giocatori con i quali giocare la nostra partita della sostenibilità nei sistemi di trasporto collettivo, che sono inaffidabili, che sono guidati da logiche fatte dalla clientela, del consenso e da qualche volta anche dall'azione di lobby di qualche costruttore, ma il costruttore, a differenza di molti miei amici e compagni ambientalisti, non ne ha tanta colpa, perché se c'è un committente che è pubblico che dice fammi questa cosa come la voglio io, questi costi qua, se no ti faccio vedere, quello fa quella roba lì. Poi quando vede uno Stato che non ha un'idea, propone lui la Brebeni, la pedemontana e via discorrendo. Questo è un po' il punto sul quale dobbiamo ragionare e questo è il quadro sul quale vi invito a tenere presente le vostre riflessioni nel merito della questione che stiamo esaminando. Grazie per l'attenzione.